Castellana Grotte, provincia di Bari, sesta giornata del girone di ritorno del 65esimo campionato nazionale di pallavolo maschile serie A2 team. Questa sera di fronte ai padroni di casa della BCC NEP, al momento inquadrati alla destra dei vostri teleschermi, attuali primi della classe da oltre due mesi, c'è in maglia gialla alla sinistra degli schermi il Bassano Volley, attualmente dodicesima della graduatoria generale. Amici sportivi, buona serata, buon divertimento da Francesco Calò, benvenuto, ben ritrovato anche a te, ciao caro Walter Vivian. Buonasera, buonasera a tutti. È con lui che stiamo vivendo questa entusiasmante stagione che vede brillare la squadra del presidente Carpinelli. Dall'altra parte del campo invece c'è la sorpresa della passata stagione, il Bassano Volley, che dopo ben sei sconfitte consecutive, finalmente per loro domenica scorsa, è tornata alla luce, hanno infatti vinto contro l'Isernia. Una formazione quindi alla ricerca di punti salvezza, perché come dicevamo occupa la dodicesima posizione. Una squadra che ha iniziato il campionato con il dichiarato obiettivo della permanenza nella serie cadetta, puntando proprio sui giovani. Basti pensare che l'età media di questa formazione, avremo modo di conoscerli nel corso della telecronaca, è molto bassa, circa 23 anni, e addirittura pensate un po' che l'atleta più grande non ha ancora compiuto 29 anni. Una formazione, quella del Bassano Volley, che sinora ha realizzato 21 punti con 5 vittorie e 14 sconfitte, che significano, lo ribadiamo per la terza volta, il dodicesimo posto in classifica, mentre il gruppo guidato dal brasiliano Radamés Lattari, come dicevamo, da oltre 5 mesi, per l'esattezza dal 5 dicembre, è in vetta alla classifica della serie cadetta. Alle sue calcagna c'è la Mezza Roma Volley con 4 punti in meno. Una formazione, quella di Castellana, che ha iniziato il torneo come tutti sanno con la seria intenzione di guardare tutti dall'alto, e sinora c'è riuscita ampiamente, ha totalizzato ben 16 vittorie, soltanto 3 sconfitte, ha realizzato 47 punti e, ribadiamo, è la prima della classe. Mentre ora guardiamo inquadrato il quadrato di gioco, e scusate la ripetizione di parole, della squadra veneta, grazie alla regia di Giovanni Fazio, al quale auguro naturalmente buon lavoro, inquadrati i sei che partiranno tra le fila dei giallorossi del Bassano Volley. Abbiamo praticamente col numero 7 e il numero 8 rispettivamente Paruso e Guarise, i due centrali. Vincenzo Zamburo invece è l'opposto, in diagonale con il palleggiatore Luca Calderan, e poi c'è il neo arrivato Andrew Pink, il martello col numero 9, in diagonale con l'altro martello Fred Winters, appena arrivato quest'ultimo, e non Pink, mi sono un attimino incartato. Al momento invece inquadrati in maglia, come sempre, giallo blè, i beniamini di Castellana Grotte, i ragazzi della BCC NEP di Castellana, ricordiamo, società che lo scorso aprile acquisì il titolo dalla materdominivolley.it, formazione indiscussa protagonista di questi primi due terzi del campionato cadetto di pallavolo maschile. E allora, per quanto riguarda i ragazzi di Castellana, ormai la formazione, come dire, la conosciamo a memoria. Al centro ci sono Vito Insalata, il brasiliano Jardel, il regista è Giordano Mattera col numero 10, con l'opposto Evandro Guerra con il numero 7, e poi i due martelli dell'incontro sono Popelka il numero 2 e Cosimo Gallotta il numero 15. Con il numero 1 invece c'è il mitico libero, cioè colui che può solo ricevere, che, come potrete notare dalle immagini, indossa una maglia di colore diverso, in questo caso stasera la maglia bianca. Stiamo parlando di Marco Vicini. E allora, siamo tutti pronti? Abbiamo dimenticato di salutare e augurare buon lavoro anche agli arbitri. Questa sera è già venuta qui come secondo arbitro in occasione della semifinale della Coppa Italia, questa sera riveste il ruolo di primo direttore di gara, si chiama Rossella Piana, di Carpi Modena, di ruolo dal 2005, mentre il secondo fischietto del match risponde al nome di
Marco Cerquoni di Volpiano Torino, di ruolo dal 1999. Prima battuta di Tamburo, recupero di Matera, poi alza per Evandro, non chiude Jardel, appoggio sulle braccia di Vicini, Matera per Gallotta che va a segno realizzando il primo punto di questa sesta giornata del campionato di Serie 2 maschile. Naturalmente stiamo parlando di pallavolo, ma questo forse è inutile sottolinearlo, grazie alle immagini di IGS. Ricordiamo, la nostra telecronaca va in onda come sempre in differita ogni martedì sera intorno alle 20 e poi anche nelle serate successive fino alla domenica in orari da definirsi. Intanto c'è il primo muro del brasiliano Jardel, 2-0 per Castellana Grotta. Dicevo orari da definirsi, ma naturalmente orari della messa in onda delle telecronaca di Castellana Grotte consultabili sul sito www.imagrossport.it alla voce palinsesto. Guerra sulle braccia del libero Lollato, poi alzata per il numero 9 Pink e poi a chiudere l'opposto Guarise, anzi il centrale, scusate, Guarise. E si è sfruttato una palla difesa ma non in campo di Marco Vicini, facile per lui la conclusione. Al servizio Pink. Sulle braccia di Gallotta, poi Matera, palla alta per lo stesso Martello Campano che sfrutta le mani del muro avversario per andare a realizzare il punto numero 3 del match. Tempo di sospensione per Gallotta che ha mandato fuori tempo il muro avversario. Per ora due attacchi su due per lui. Lo stesso Gallotta dai 9 metri sulle braccia ed è Tamburo a segno. In questo istante il tabellone del Palagrotte segna il punteggio di 2-3 in favore della squadra locale di Castellana Grotte, mentre dai 9 metri si prepara a realizzare il suo servizio il numero 8 Eros Guarise, uno dei riconfermati nella squadra veneta. Intelligente l'appoggio del numero 15 Winters, anzi numero 11 numero 1. Difficoltà qui a inquadrare, numero giallo su, cioè numero rosso su sfondo giallo, non si distingue bene. Un siluro da parte di Eros Guarise, finisce fuori naturalmente 4-3, sempre più uno per il gruppo locale guidato da Radames Lattari, che è l'unico riconfermato quest'anno qui a Castellana Grotte, visto che la squadra è completamente cambiata. Jardel sull'ollato, bello il lavoro del numero 5, il regista Luca Calderan, che prende una palla quasi dall'altra parte del campo riuscendo a servire il suo martello. Sì, ottimo il suo servizio e Winters non si è lasciato pregare, palla invitante. Assegno Guerra con il muro alto.